Eccoci qui nello studio privato di Antonino Ferro, psicanalista, che ha accettato di farsi intervistare per State of Mind, per questa serie di interviste a clinici italiani e anche stranieri. Antonino Ferro è presidente della SPI, la Società Psicoanalitica Italiana, ha una lunga esperienza e storia e un po' ce la racconterà. La domanda canonica iniziale è quella sui grandi principi teorici che informano il nostro lavoro. Quali sono i tuoi? Beh, innanzitutto grazie di questa intervista, mi fa molto piacere non parlare con te e riflettere io stesso su quali sono i grandi principi. Come prima cosa vorrei premettere sempre che io sono uno psicoanalista minimalista, cioè io sono convinto che la psicoanalisi farebbe bene, faccia bene a non occuparsi dei grandi sistemi, ma che sia sostanzialmente un metodo di cura. È un metodo di cura che dovrebbe avere come obiettivo privilegiato, potrei anche dire unico se volessi essere un po' così puntuto, è la terapia del paziente. Cioè, non avrebbe senso, credo, no, chiedere a qualcuno di fare un lavoro faticoso, lungo, costoso, se non fosse in previsione di uno star meglio del paziente e di un uscire, per quanto umanamente possibile, dalla sofferenza. Questo come una sorta di preambolo. Una volta detto ciò, credo che diciamo, negli anni si sono sviluppati dei modelli diversi che sono anche in risonanza l'uno con l'altro, cioè credo la psicoanalisi di base sia comunque una psicoanalisi freudiana che in qualche modo ha dato i grandi principi dei quali non si può non riconoscere una derivazione, un'appartenenza. Ricordo che il penultimo, mi sembra, congresso internazionale di psicoanalisi a Messico, città del Messico, abbia avuto come titolo, se non, più o meno, se non ricordo male, l'inconscio, la sessualità e il sogno come i tre pilastri della psicoanalisi. E credo che sono tre temi che si sono da Freud in poi sviluppati tantissimo, che poi sono cambiati, ma diciamo sono anche dei temi che hanno sicuramente delle radici sicuramente freudiane. Ma è stato Freud a scoprire l'enorme importanza dell'inconscio, del sogno, della sessualità, che poi naturalmente nel corso del tempo sono cambiati da un punto di vista sia teorico sia da un punto di vista tecnico, clinico, direi, con gli apporti fondamentali e secondo me irrinunciabili della Klein, e successivamente con gli apporti secondo me ugualmente fondamentali e irrinunciabili del pensiero di Dio. Se volessimo fare poi un'estensione per uscire da questi tre grandi geni rivoluzionari, Freud, Klein, Bio, credo che poi dobbiamo guardare attualmente, potremmo chiamarle le teorie del campo psicoanalitico, è in qualche modo una commistione che è in opera, questo è work in progress, che si sta operando adesso tra le teorie del campo, ecco, e le concettualizzazioni di Bion o di un post-Bion, perché ormai credo che anche Bion in qualche modo ha fatto il suo tempo e che anche oggi possiamo parlare anche di un post-Bion con le radici sempre in Bion, ma anche il pensiero che deriva da Bion è un pensiero in movimento, per fortuna. Il campo è un termine che mi è capitato di leggere, di notare. Chiaramente non l'ho capito a fondo, provenendo da un altro orientamento. Spero di non metterti in difficoltà chiedendoti se sia possibile definirlo nell'ambito di questa intervista in poche parole. Ma meriterebbe forse un congresso, più congressi. Mi rendo conto. Direi che è un concetto
concetto particolarmente interessante che implica anche una teoria e una tecnica via via in evoluzione. È un concetto che è nato in America Latina, i cui fondatori di questo concetto sono stati Madeleine e Willy Béranger, che hanno scritto il primo, come dire, il manifesto del concetto di campo del 61-62 sulla rivista uruguayana di psicoanalisi. Ecco, però una cosa interessante è che il concetto di campo ha avuto anche un'altra radice del tutto indipendente in Italia, grazie a Francesco Corrao, e le persone legate a Francesco Corrao nel gruppo del Pollaiolo, nel giornalisti di Palermo, di Milano, eccetera, e direi che la radice italiana è profondamente diversa da quella degli argentini, in quanto la radice italiana è uno profondamente intrisa dal pensiero di Bion e due è profondamente intrisa dal concetto di gruppo. Se volessimo dare una definizione molto semplice, in fondo quando analista e paziente si incontrano, ogni seduta, diciamo per un millisecondo, è una seduta a due appena il paziente bussa. Da quel momento lì in avanti abbiamo tutte le gruppalità interne dell'analista e tutte le gruppalità interne del paziente che partecipano all'incontro, per cui noi ci troviamo non più in una seduta con due protagonisti, analista e paziente, ma ci troviamo sostanzialmente in una seduta di gruppo, in una seduta di gruppo in cui abbiamo tutti i personaggi interni del paziente e in parte i personaggi interni dell'analista che entrano in scena come una scena teatrale, e allora diciamo gli interventi in qualche modo somigliano per certi versi più a quelli dell'analisi di gruppo e all'analisi dei bambini con il gioco, e vedere in quale modo questi personaggi che prendono vita in scena dentro la stanza di analisi, come si muovono, come si trasformano, che cosa ci portano ogni giorno, che commenti provengono e così via. Il campo quindi è l'insieme di questi personaggi interiori? Il campo è l'insieme di questi personaggi interiori e degli accoppiamenti. Delle loro interazioni. E delle loro interazioni, sia tra di loro, sia diciamo quelli che appartengono al paziente, quelli che appartengono all'analista, e c'è anche un momento in cui noi non sappiamo certi personaggi di chi sono, diventano dei personaggi, diciamo pure in cerca d'autore, che man mano bisognerà definire, avremo per un certo periodo dei personaggi che definirei società per azioni, perché no, chi contribuisce in parte l'analista e in parte il paziente, sinché poi col lavoro si potrà meglio definire l'appartenenza e l'assunzione di quel personaggio e di quel determinato modo di funzionare, proprio si tratta di funzionamenti più che di personaggi. In tutto questo direi che poi l'arricchimento che ha il concetto di campo è derivato da Bion è il considerare sempre di più una sorta di deconcretizzazione delle comunicazioni del paziente, una specie di perdere uno statuto di realtà ed entrare via via in una sorta di situazione più onirica, più sognata, in cui proprio deconcretizzare la comunicazione del paziente, anche se non è necessario, qui entriamo nella tecnica, dovere continuamente decodificare al paziente quello che succede. Ecco, la cosa importante è vedere che trasformazioni riusciamo ad operare con tutti gli strumenti e con lo strumentario che tutta la psicoanalisi, di cui tutta la psicoanalisi dispone, dalla classica interpretazione del transfert alla non meno classica ormai interpretazione nel transfert, alle interpretazioni che saranno sature di contenuto o le interpretazioni che saranno insature solamente accennate, che tendono ad aprire il campo più che a chiuderlo, o interpretazioni enzimatiche che aiutino il paziente a sviluppare e portare avanti il suo pensiero, cioè abbiamo tutta una gamma di, che ormai non siano più i tempi
di un'analisi come dire decodificatoria, ecco, e decifratoria. Mm. C'è stato, è stato un momento molto importante perché ha permesso di capire concetti fondamentali come la realtà interna, ugualmente importante della realtà esterna, la genialità del caso Richard, no? Della Melanie Klein, mm, ci ha fatto vedere come nonostante fossero realisticamente sotto i bombardamenti, la Klein guardasse sempre al mondo interno del bambino e non alla realtà dei bombardamenti che pure c'erano, no? Ecco, però ormai la tecnica si è evoluta e credo che sia un po' da barzelletta l'analista, mm, quello che decodifica in continuazione, fa una traduzione simultanea di quello che il paziente dice. Credo che sia una sorta di rapporto a due o rapporto a tanti in qualche modo, del quale bisogna via via vedere le trasformazioni e gli sviluppi e come nel gioco sia delle proiezioni, identificazioni positive, perché lì sogno della mente dell'analista, in parte sogno della mente del paziente, tutto questo aprirà nuovi orizzonti e nuova pensabilità. Teniamo conto che c'è, qui andiamo un po' alla fine proprio dell'intervista, ma poi semmai lo recuperiamo, per dire, uno degli analisti contemporanei, a mio avviso più geniale, che è Tom Holland di San Francisco, il quale dice che un sintomo corrisponde in fondo a un sogno che il paziente non è stato in grado di fare. Quindi in fondo, diciamo, il fine di un'analisi è poter aiutare al paziente a fare quei sogni che non ha potuto fare e che, non avendoli fatti, sono diventati espressioni sintomatologiche. Quindi recuperare i sintomi trasformandoli in sogni, in qualche modo, ecco, e sviluppando la capacità di pensare, di sentire, di sognare. A questo l'avevo intuito leggendo i libri di Civitarese, cioè questa... Sì, effettivamente il luogo comune era decodificare i sogni, trasformandoli in qualcosa, chiamiamolo un pensiero cosciente, razionalità. E invece adesso è, forse questo è quasi il movimento... L'interpretazione dei sogni si è un po' cambiato, perché una volta i sogni erano considerati, diciamo, quell'apriscatole, mm, che ci consentiva di entrare nell'inconscio del paziente, che era la scatoletta di tonno, e andare a vedere cosa c'era, cosa ci fosse. E la funzione, il sogno adesso è cambiato moltissimo, il modo di concepire i sogni, sia nel senso che per sogno non si intende più soltanto il sogno che facciamo durante la notte, la mattina, diciamo, ho fatto un sogno in cui, no? Ma da Byrne in poi si pensa a, almeno da chi si riconosce negli sviluppi di Byrne, perché non è l'unico filone, ce ne sono naturalmente anche altri, ma chi si riconosce negli sviluppi del pensiero di Byrne, noi abbiamo anche un sogno della veglia, non soltanto un sogno della notte. E sogno della veglia si intende il modo in cui noi metabolizziamo e trasformiamo, semplificando un po' naturalmente, devo semplificare qualcosa un po', si intuisce. Ma diciamo come trasformare continuamente tutta la sensorialità da cui siamo invasi e da cui siamo imbibiti, come la possiamo trasformare in immagini sostanzialmente, in pittogrammi meglio. E quindi il sogno diventa il modo in cui noi organizziamo mentalmente la realtà. Quindi un po' paradossalmente adesso, diciamo, la buona parte della psicoanalisi guarda a come sogniamo la realtà e come sognandola la trasformiamo e la rendiamo pensabile. Mentre il sintomo è il pensiero sofferente, e questo corrisponde a dei sogni non fatti, a delle stimolazioni, a delle sensorialità, a delle situazioni traumatiche, intendendo per traumatiche cioè situazioni in cui si è sviluppata più sensorialità di quella che non sia stata possibile metabolizzare, trasformare, digerire, quindi l'attività psicoanalitica come
questa occasione di poter risognare insieme dei buchi di significato che ci sono stati e di eccesso di sensorialità che non ha avuto, come dire, che non si è sviluppata, che non è stata trasformata in pittogrammi e diciamo sulla strada del pensiero. Poi diciamo tutti questi pittogrammi che la nostra, quella che Dio chiama la funzione alfa, cioè qualcosa che continuamente trasforma le sensorialità in immagini, ecco qua tutto questo viene stoccato durante il giorno e poi durante la notte abbiamo una sorta di funzione di regia, che rimetabolizza, che dà una sorta di seconda spremitura di ciò che è stato durante il giorno filmato e abbiamo il sogno della notte. Quindi poi si è capovolto in fondo il senso del sogno, come qualcosa come dire, che costruisce l'inconscio, qualche cosa che ci permette un accesso all'inconscio. Cioè l'inconscio verrebbe formato da tutta, dall'attività della funzione alfa che trasforma, dicevo, la sensorialità in immagini, ecco, e questi pittogrammi che Dio ha chiamato per primo elementi alfa sono ciò che darà in buona parte vita all'inconscio. Quindi noi formiamo l'inconscio giorno per giorno. E questo è il fascino, secondo me, di questa visione, perché abbiamo un inconscio molto più dinamico, molto più trasformato. Non è più una pattumiera. Molto più vivo, è qualcosa che prende vita e che è trasformabile, che è anche una visione ottimistica della psicoanalisi, che in fondo il paradosso addirittura diventa poter ricordare anche fatti mai accaduti. Cioè, se io sogno oggi un insieme di cose e poi le metto in apertura nel mio passato, paradossalmente anche il passato può contenere ricordi, in fondo anche di fatti mai accaduti. Sto portando al limite il discorso, ma quindi questo concetto di interpretazione in satura, ho potuto intuire che diventa più importante. Posso immaginare che satura è un tentativo di dare tutte le spiegazioni. Sì, interpretazione in satura sia di un sogno, ma anche diciamo di una comunicazione del paziente, è un po' strettina. Cioè? Come dire, va soltanto in una direzione, coglie soltanto quella satura, coglie soltanto no, una delle tante vie possibili. L'interpretazione in satura un po' assomiglia, come si chiamano quelle cose che ormai hanno sostituito i semafori, il rondò, ci sono tante vie che portare l'interpretazione in satura in fondo porta il paziente sul rondò e poi il paziente stesso vedrà quale di queste vie corrisponde a quello che lui sente di più, cioè apre l'interpretazione in satura, l'interpretazione che apre, l'interpretazione satura è quella che chiude. Volessimo fare un paragone un po' più sanguinolento e sanguigno, beh, è un po' come il torero, l'interpretazione satura è quando conficca la spada nel collo del toro, cadere per terra. Ecco, l'interpretazione in satura è tutto il gioco che si fa con le banderillas, con la come si chiama la Verona? Sì. La cappa. La cappa, e a prescindere che poi c'è anche il, come dire, la corrida portoghese in cui non si uccide neanche il toro, ci sono soltanto le fasi di senza l'uccisione del toro, fatta soltanto con le banderillas, con il gioco con il toro. Quindi non è detto che il discorso del paziente debba necessariamente essere chiuso con l'uccisione del toro, cioè con l'interpretazione forte della comunicazione. Ci può essere anche un modo di fare l'analisi che apra e che assomigli di più alla corrida portoghese, in cui il toro non si uccide, ma c'è il gioco del toro e del torero. Talvolta può anche essere necessario dover fare l'interpretazione di Fast per chiudere il discorso, non c'è una regola assoluta. Sicuramente il lavorare con i bambini, lavorare con i pazienti gravi, credo che
aiuti e sia aiutato molto per poter lavorare in una maniera più aperta, più in cui ci sia accesso un po' a delle micronarrazioni condivise, no? A qualcosa che prende vita insieme dall'interagire di vita dell'analista con la vita mentale del paziente, della vita mentale del paziente con la vita mentale dell'analista, ecco. Senza che ci sia un interprete forte, unico e monodirezionale dell'emotivo, in qualche volta mentale, quello che sia. Quindi questo concetto di campo, a questo punto aggiungiamo qualche altra curiosità. Questi sudamericani che avevano questo concetto senza la grupalità e senza Bion, ne fanno una cosa un po' più, come dire, un po' meno ampia, diciamo un po' più scolastica, e ancora l'analista è ancora il detentore di una asimmetria più forte di quella che io ritengo utile. Nel senso, è logico che c'è una simmetria tra l'analista e il paziente, e la simmetria soprattutto sta nella responsabilità, la responsabilità dell'analisi, la responsabilità etica, la responsabilità tecnica, queste cose sono, c'è un'asimmetria totale, cioè sono dell'analista, il capitano della nave è l'analista. L'analista deve essere qualcuno anche che sia capace di togliersi gli abiti di capitano e di poter entrare in scena, poter giocare, tra virgolette, poter giocare col paziente, poter operare quello che io ho definito trasformazione in sogno, trasformazione in gioco, e quindi in una situazione, diciamo, meno asimmetrica, in cui ci sia una messa in gioco di uno e una messa in gioco dell'altro. Qui, diciamo, il concetto di campo, diciamo, come è stato inventato e portato avanti in Sud America, sostanzialmente è così, che l'analista e il paziente periodicamente si incontrano o formano una macchia cieca all'uno e all'altro, o potremmo chiamarla anche, loro la chiamano bastione, diciamo, è una zona di resistenza crociata. È una macchia cieca che si crea nel rapporto tra analista e paziente, e poi è l'analista che, ponendosi in qualche modo fuori scena, riesce a interpretare questa zona di resistenza e, interpretandola, la scioglie. E sì. Qui c'è una simmetria. E qua c'è una simmetria, è l'interpretazione dell'analista. Un'interpretazione molto satura. Un'interpretazione molto satura rispetto a questa zona resistenza crociata tutti e due, sin quando, una volta che c'è l'interpretazione, si scioglierebbe questo bastione, questa zona di resistenza crociata, sin quando non se ne forma un'altra, e allora l'analista di nuovo col suo secondo sguardo, cioè con uno sguardo che in qualche modo è fuori campo, fuori dal campo, interpreta fuori dal di nuovo campo. Quella, invece, direi, nel modo in cui viene concepito più gli sviluppi che ci sono stati da parte di diversi colleghi in Italia, è più la trasformazione che non l'interpretazione, più guardare a come, e non c'è questa macchia cieca, no? Cioè via via, man mano, un insieme di scene, scenari, narrazioni, trasformazioni, racconti che evolvono, che si sviluppano, e di cui l'analista in qualche modo fa il garante che questo processo si svolga in maniera, come dire, evolutiva per il paziente, per il pensiero di entrambi. Insomma, il collega sudamericano cerca di uscire fuori dal campo, mi sembra, quello in italiano, qualche modo sì, cerca... ci sono dei momenti in cui esce in modo significativo fuori, direi, nel modo in cui lo concepisco io, talvolta quando ci possono essere anche momenti di rottura del campo, ma in linea di massima l'analista rimane dentro il campo, ripeto, con le asimmetrie di cui anzi, cioè responsabilità etica, responsabilità tecnica,
questi sono specifici dell'analista. No, no, ho capito. Cioè, il capitano è l'analista, il capitano della nave. Rimane nel campo, però con un obiettivo, quello di far sognare di più. Di far sognare di più. Di permettere che un sogno prenda il posto di sofferenze e di sintomi. Mentre quello su Domenicano esce fuori e vuole... In qualche modo c'è ancora un po' il concetto di interpretazione forte. Rendere tutto cosciente. Quindi sì, non comunque sognare. Avere una verità forte da svelare al paziente. Ah. Svela al paziente una verità forte di cui è consapevole. E questa riflessione sul campo, come è stata accolta in, per esempio in Nord Europa o Nord America? Ma direi, guardi, questo, gli sviluppi del concetto di campo, sia degli uni che degli altri, perché è abbastanza difficile per chi è esterno a queste concettualizzazioni distinguere il campo dei Beranger dal campo, questo più gruppale di cui ho parlato, dalla contaminazione ancora più complessa degli sviluppi del pensiero di Bion col concetto di campo, no? Distinguerla per qualcuno che sia al di fuori da queste concettualizzazioni non è immediatamente facilissimo, ma direi che il concetto di campo in questo momento è il concetto che più sta affascinando la psicoanalisi, per esempio negli Stati Uniti, dove direi che forse il tema che più sta affascinando i colleghi americani, o almeno una buona parte, non tutti logicamente, ma una buona parte di colleghi americani sono molto affascinati dal campo, da vedere che corrispondenze, che analogie, sia pure con un altro linguaggio, ci possono essere in alcuni correnti della psicoanalisi, ed è qualcosa a cui si stanno avvicinando con grande interesse. Direi che il gruppo di colleghi più interessato credo che sia proprio questo dei nordamericani in questo momento, con dei picchi in Canada, e oltre che dei colleghi sudamericani, per i quali è più facile perché loro già partivano, diciamo, dal modello di campo 1. Io direi che siamo al modello di campo 3 adesso. 3? Nel senso, il modello di campo 1 direi quello dei Beranger, il modello di campo 2 direi quello di Corrao, e il modello di campo 3 direi quello che coniuga in modo molto forte il post-Bion col concetto di campo. Ah, ho capito. Andando un po' così, sempre per semplificazione. E la psicoanalisi nordamericana? Dove sta andando? A questo punto è prevista da parte mia una domanda sulla corrente relazionale, però può darsi pure che sia una domanda un po' superficiale da parte mia, non conoscendo bene. Quindi chiedo sia cosa ne pensi, come si pone tutta la corrente del campo in questa svolta relazionale che mi sembra nordamericana, magari mi sbaglio, e poi se veramente in realtà non ci sono altre cose, sempre dico in Nord America, altrettanto caratterizzanti. Cominciamo con quella relazionale. Direi questo. Io faccio parte anche dell'Associazione Psicoanalitica Americana, perché mi sembrava che gli Stati Uniti sono proprio una fucina di pensieri, e sono una realtà estesissima, cioè tutto è più grande. Dalle insalate all'hamburger e alla psicoanalisi, cioè ai grattacieli, cioè, no, cioè questa idea di questi spazi che sono proprio molto più grandi. Quindi io ho sentito proprio il bisogno di andarlo un po' a vedere da vicino, infatti sono anche membro dell'Associazione Psicoanalitica Americana. Ecco, devo dire che lì abbiamo tante psicoanalisi, perché è quasi un continente, no? Quindi noi negli USA abbiamo tante psicoanalisi. Tu vai al loro congresso? Sì, sì, io vado, abitualmente vado al loro congresso e molto spesso ho presentato lavori, molto spesso mi invito a fare supervisioni al loro congresso. E quindi che impressione hai avuto? Di molta vitalità. Quali sono due o tre cose che ti hanno... Ma direi
Ma l'aspetto relazionale non è l'unico, perché noi abbiamo anche molti analisti classicamente freudiani, quindi istinto d'esistenza, di costruzione storica, classici, c'è una grande parte. Poi alcuni hanno, come dire, risciacquato, non so che cosa dire, non in Arno, ma in Hudson, se sono a New York, oppure risciacquato nei fiumi americani, creando il movimento dei cosiddetti i nuovi freudiani, no? Che danno una rilettura più moderna del pensiero di Freud. E poi c'è le due grandi categorie del relational, no? E io qua dobbiamo fare un po', io credo che ormai gran parte della psicoanalisi nel mondo sia una psicoanalisi che pone al centro la relazione tra analista e paziente in modi diversi, con colorature diverse, ma non so quanti analisti oggi potrebbero sostenere che non sia la relazione il fulcro del cambiamento del lavoro analitico. Credo che la relazione in un modo o nell'altro, cioè quanto avviene tra me e te, mentre ci occupiamo anche del tuo mondo interno e per alcuni, se vuoi, anche della tua storia, ma quanto accade fra me e te è una variabile che credo ormai sia riconosciuta da tutti come assolutamente fondamentale, credo. Ecco, negli Stati Uniti c'è questo aspetto della psicoanalisi, diciamo, relazionale, che poi c'ha delle differenze rispetto a quelli che loro chiamano gli intersoggettivisti o quelli che loro poi chiamano gli interpersonalisti, ma si tratta di differenze così non immediatamente percettibili, ma in cui direi che loro danno un'enorme importanza alla relazione e al rapporto. Devo dire che un po' c'è da un lato un eccesso di simmetrizzazione, secondo me. L'eccesso opposto? Cioè la simmetrizzazione, secondo me, supera quel livello in cui è utile. E poi c'è un dare molta importanza alla relazione in quanto tale e non alla relazione in funzione della, secondo alcuni, decifrazione, secondo altri, costruzione dell'inconscio. Cioè, in fondo, la relazione in un modello di campo, in un modello bioniano, eccetera, è importante sempre in funzione dell'inconscio. Cioè, l'inconscio rimane la psicoanalisi italiana, la buona parte di quella europea. Ecco, il concetto di inconscio rimane un concetto forte, fondante e irrinunciabile. Direi che per gli americani questo si è un po' limato troppo. E allora la relazione corre il rischio, come dire, di perdere un po' il contatto con gli aspetti dell'inconscio. Sia nell'inconscio da decifrare, che non mi appartiene, sia nell'inconscio da co-costruire col paziente, e nel senso che dicevamo di Tom Ogden, del poter sognare insieme. Ecco. No, è chiaro. Quindi, del sogno coprodotto che trasforma in fondo la realtà, anche la realtà del sintomo. Quindi rinunciano, non solo stanno nel campo, però rinunciano quasi a ogni azione direttiva, non decifrano loro, no, prendono molto la comunicazione in modo, come dire, molto testuale, molto concreta, perdono un po', come dire, la centralità del concetto di inconscio, seppure inteso in modo nuovo, diciamo, ecco. Sembra quasi che non la vogliono, non la decifrano, non la costruiscono, vogliono quasi viverla con il paziente. Sì, in qualche modo loro hanno inventato dei concetti, un po' il problema della psicanalisi americana è stato
non avere tanto transitato il pensiero della Klein, ecco, che non è molto conosciuta, sino adesso non è stata molto conosciuta, e ha lasciato dei buchi, perché la Klein, secondo me, è un autore che non si può saltare. Ecco, non credo che oggi una tecnica kleiniana, come dire, almeno io non è a quella a cui io guardo, altri colleghi sì, legittimamente, però la Klein è un passaggio obbligato. Ecco, e in qualche modo la filologia americana paga un po' lo scotto di questo salto, diciamo, dello studio e dell'immersione in un modello kleiniano, che loro hanno cercato, da cui hanno cercato di svicolare con altri concetti, tipo il concetto di enactment, il concetto della self-disclosure, cioè loro hanno creato altre cose con cui cercare di cavarsela in assenza di certi strumenti che non hanno. Ne hanno inventato un po' di nuovi, ma direi la loro attrezzatura, secondo me, non è completissima, mancano di qualche attrezzo. E della self-disclosure? Cosa ne è? Perché qualcosa che si sente nominare spesso. Ma sai, io credo che da noi viene, come dire, demonizzata eccessivamente. Direi che ovviamente è insensato se l'analista si mette a raccontare i fatti suoi senza alcun motivo, o a parlare di sé, o di fatti propri che inquinano il campo, non semplicemente, non sono come delle macchie, come se uno buttasse dell'inchiostro, no? Il campo senso. È diverso se invece la self-disclosure viene utilizzata come una delle tante modalità interpretative, cioè ti racconto questo aneddoto che può essere vero, può essere inventato, che ha importanza, può essere una teoria, può essere una fantasia, ti racconto questa cosa ma in funzione di dirti quest'altra cosa, cioè se viene utilizzata come una delle modalità interpretative ci possiamo arricchire, e allora in questo caso perché no? Ma dico, ripeto, purché sia in funzione di una comunicazione specifica che vuoi fare al paziente, cioè purché sia densa di valore interpretativo sotto sotto, cioè ti posso raccontare questa cosa per dirti così quella che classicamente avrei fatto più come un'interpretazione colà in quel modo, anziché così. Se invece è un'incontinenza per parlare di sé, vabbè, allora siamo fuori dal seminato. Mi sembra che abbiamo chiarito molto bene la parte sia della teoria che delle tecniche, soprattutto veramente bello la chiarezza con cui si è parlato sia di questi colleghi sudamericani che di questi italiani che di questi nordamericani. Passiamo quindi alle altre domande. Ci si chiedeva in queste interviste sempre come si valuta il cambiamento, in termini alcuni più informali, colloquiali, altri in maniera quantitativa formalizzata. Qual è la tua modalità preferita di valutare il cambiamento? Ma io ero partito dicendo che sono un analista minimalista, no? E quindi sono minimalista anche nel rispondere a questa domanda, che il paziente stia meglio, che il paziente soffra meno. Sicuramente. Non credo che vi siano altri criteri, secondo me. Cioè, un discorso complicatissimo sugli insight del paziente, su l'aggiungimento della posizione depressiva non so che cosa, mi lascia molto freddo. Farei come vecchi clinici di una volta che andavano a letto del malato, dove toccavano il polso, misuravano la temperatura. Semplicemente il paziente sta meglio, perché è lo scopo dell'analisi, sogna di più assolutamente sì, è capace di metabolizzare le proprie emozioni, è capace di trasformare le emozioni in micro e macro traumi della vita, è capace di stare in contatto con le
tendenzialmente lei soffre meno. Non penserei a cose complicate. Non c'è bisogno, secondo me, di fare una risonanza magnetica, un TAC, per dire al letto di un paziente che sta meglio. Credo che sia abbastanza semplice capire se un'analisi funziona o non funziona, e non in base alle conoscenze di sé o della sua storia o del suo mondo interno, quello o qualcosa di molto così. Ma criterio minimalista, il paziente sta meglio. E sta meglio proprio nel senso di essere capace di vivere, o che è capace di star peggio anche paradossalmente, cioè che è capace di vivere le sue emozioni, capace di pensare i pensieri che ha dentro, che è capace di entrare in contatto con i suoi sogni, con gli altri esseri umani, che partecipa alla vicenda umana come tutti, ma soprattutto che soffre meno. Quindi anche la chiusura della terapia, altra domanda che facciamo, il paziente sfebbrato da diversi giorni, senza più dolore, senza più ittere, eccetera, va a casa. Userei anche per questo un criterio. In più abbiamo un altro criterio, perché stando in un'ottica di campo, il paziente, diciamo, fa il casting, nel senso introduce dentro il campo continuamente dei personaggi che parlano per lui, che parlano per noi e che parlano per il campo. Cioè, quando il paziente comincia a star meglio, ecco, come il campo introduce, il paziente che sta introduce dei personaggi che cominciano a segnalare A, il fatto che sta meglio, B, il fatto che ho di partire, cioè di finire. Quindi potrebbe essere da un sogno, ho fatto un sogno in cui c'erano degli operai soddisfatti perché avevano costruito un palazzo di 6 piani e adesso c'era da fare soltanto le ultime rifiniture, dopodiché la casa potrebbe essere consegnata ai nuovi inquilini. Mi sembrerebbe un buon sogno di fine analisi, l'ho inventato adesso. Sì, no, è chiaro comunque. Cioè, il paziente te lo segnala, è il primo a segnalarlo, con un sogno, con un'immagine, con... Una volta ricordo una mia paziente, aveva fatto un sogno in cui il padre le regalava una cassettina con tutti gli strumenti per aggiustare l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, eccetera, e poi una specie di sacca in cui c'era il pettine, la spazzola, tutte le cose per aggiustarsi i capelli. Allora, quando il paziente ti dice ho gli strumentari, ho gli strumenti per cavarmela, non c'è più bisogno del barbiere o dell'idraulico o dell'elettricista, perché il paziente ci sta dicendo ormai sono in grado di fare almeno l'ordinaria manutenzione nel mio mondo interno. E ce lo dice appunto. Poc'anzi ho inventato quel sogno, adesso mi veniva in mente il primo segnale di una paziente che ormai era pronta per finire l'analisi. Ma c'è sempre una comunicazione del campo, cioè basta sapere ascoltare che il campo, per bocca del paziente, per bocca di personaggi del campo, per bocca di fantasie che vengono a noi, ci comunica che ci si avvia verso e invece il campo dell'analisi. Quindi il campo è proprio lo strumento di valutazione. Il campo del paziente o della paziente che invece è resistente, che non vuole fare la volontà, il campo è sempre di due, che personaggio il campo è sempre di due, certo. Quindi, beh, diciamo, allora della coppia, ecco, in cui il paziente. Ecco, io ho pensato una cosa, ci sono pazienti difficili, sì, ci sono pazienti difficili, e mediamente possiamo dire che un paziente è tanto più difficile quanto più severa è la patologia con cui arrivano noi. Ecco, credo che i pazienti
che noi dobbiamo imparare a cucinare in un modo che sia compatibile con i gusti del paziente. Cioè, quanto più un paziente ha una patologia severa, tanto più dobbiamo essere dei cuochi o degli chef che imparino da lui come dobbiamo cucinare per lui. Per cui, abbiamo pazienti difficili, sì, certamente, ma dobbiamo cambiare noi prima di chiedere a loro di poter cambiare. Mm-hmm. Cioè, io non posso lavorare nello stesso modo con un paziente facile rispetto a un paziente che so, molto narcisista, un paziente borderline, un paziente psicotico, un paziente o un bambino piccolo. Ci sono modalità diverse di poterlo raggiungere, ma è sempre lui che ci dirà come lo possiamo raggiungere, a che cosa è allergico, quali operazioni non ci possiamo permettere, qual è il modo invece in cui lui si sente garbatamente raggiunto senza che quello che noi gli diciamo faccia troppo male. Dobbiamo apprendere dal paziente come lavorare con lui. E credo che ogni paziente questo, ha maggior ragione con i pazienti con allergie o con pazienti con difficoltà assuntive. Poi direi che non ci sono analisi facili, perché in fondo dipende anche a che livello vogliamo noi andare con il paziente. Noi possiamo stare sulle parti più mature della personalità, possiamo stare, come dire, sulle parti anche più primitive, possiamo anche incontrare i nuclei autistici di un paziente, non dipende anche dal nostro sguardo insieme al suo, quanto siamo capaci e quanto ci sentiamo di andare in fondo o largo. Mentre ti ascoltavo sentivo delle somiglianze che magari sono sempre un po' troppo facili, però con alcuni concetti cognitivi. Per esempio, lo stato mentale del rimuginio, un continuo e vuoto ripetersi, concetti e stati mentali negativi, somiglia molto a questa incapacità di sognare, cioè di lasciare andare la mente in maniera più libera, meno focalizzata su un unico argomento catastrofico come può essere per l'ansioso il rischio o per l'ossessivo. Il rimuginio sembra, in inglese il worry, sembra il contrario di un libero sognare e giocare. Questa è un'idea che viene a me, non so se stimolandoti sulla, non per forza un'integrazione, che magari è qualcosa di genere, un libero sentirsi, un libero giocoso sentirsi stimolati da orientamenti non psicoanalitici, che cosa ci puoi raccontare? Beh, dico una cosa che apparentemente non c'entra. L'altro giorno sono andato, perché devo guardare una cosa, sul sito della Tavistock, che è la Tavistock. Sì, sì, la famosa. La famosa Tavistock di Londra, che è collegata con l'Istituto Psicoanalitico con la British, cos'è? Tra le varie prestazioni, i vari servizi che offriva il Tavistock, c'era anche terapie comportamentali. Quindi credo che ci sia, come dire, situazioni in cui anche al Tavistock suggeriscono di fare una terapia comportamentale. Non credo che dobbiamo pensare che ci sia un unico mezzo, un unico strumento, no? La psicoanalisi per tutti. Non avrebbe senso. Poi la psicoanalisi è anche un intervento, spesso una ristrutturazione non soltanto del termosifone che perde o del mettere un po' la casa sotto sopra, cioè è una ristrutturazione in profondità di tutto l'appartamento, dal monte di tutto il condominio.
e anche per la psicoanalisi credo che adesso si aprano anche nuovi orizzonti, come dire, di interventi più focalizzati, di interventi nei quali non ci sia da ristrutturare tutto l'appartamento o il condominio, ma ci possono essere interventi più focalizzati a risolvere certi momenti di sofferenza o certe situazioni di sofferenza, senza dover fare tutto il lavoro di ristrutturazione. Se tu mi parli poi di un paziente ossessivo, la domanda che a me viene da fare è da farmi appunto questo meccanismo ossessivo, in fondo perché c'è, cosa copre, qual è il va del retro Satana che il pensiero sta che il paziente sta mettendo in atto, col chi le leison di ripetere sempre quelle cose, e dici deve essere un demonio o dei pensieri non pensabili che vengono tenuti ignoti anche al paziente, per cui il mio ascolto sia in un'analisi sia in una modalità di ascolto analitico, non necessariamente un'analisi, e qui io cercherei un po' di scoprire rispetto a che cosa c'è questo va del retro Satana. Sarei più interessato al Satana, a vedere qual è. Potrebbe essere una deformazione d'analista, non lo so. Ecco, se poi ci possono essere anche altre modalità, altri metodi che ben vengano, la psicoanalisi debba potersi parlare con tutte le altre scienze che si occupano di. Una volta era quasi un anatema, diciamo, se un paziente nel far l'analisi assumesse anche dei farmaci, per dirne uno, no? Ma adesso è prassi assolutamente normale, se uno vuole avere l'analisi un paziente grave, non c'è dubbio che debba essere seguito anche da uno psichiatra per prendere i farmaci, almeno per lungo tempo, no? Ma è una prassi assolutamente normale, abituale, non c'è nessun conflitto, no? Non si potrebbe seguire un paziente psicotico con borderline molto grave se non accompagnato contemporaneamente, almeno per un certo periodo, da qualcuno che gli dia dei farmaci, un altro che poi lo segue in trattamento psicoanalitico, per cui abbiamo tanti tabù, via via si sono persi. Sono lasciate per strada, no? Così come credo sia, ci sono molti colleghi interessati ai rapporti tra psicoanalisi e neuroscienze, ci sono colleghi interessati ai rapporti con altre modalità, no? Non credo che venga sempre meno quell'idea di una casta psicoanalitica molto chiusa in se stessa e che non si apre al dialogo, alla verifica. Ma forse mi viene in mente anche uno psicanalista come Foneck, che poi esplora questo concetto di mentalizzazione abbastanza utilizzabile da qualunque orientamento. Credo che Foneck abbia fatto delle cose assolutamente interessanti e utili dentro quella psicanalisi, uno degli autori più citati. Per concludere, sempre questa cosa dell'integrazione, al tempo stesso ci sono molti cognitivisti italiani molto interessati agli interventi tipo narrativo, cioè il racconto più che, e mi sembra che somigliano molto a queste interpretazioni in Sartre, più lo stimolo a raccontare, a sviluppare la mente, più che andare a cercare in maniera Sartre. L'importante è sempre che la narrazione coincida sempre con qualche cosa, con una narrazione di cui il paziente aveva bisogno, cioè che siano gli elementi, cioè non una narrazione di per sé, ma una narrazione che veicoli sempre delle cose del paziente che hanno bisogno di essere messi in racconto, che hanno bisogno di essere condivisi con lui, cioè ci vogliono anche i limiti della narrazione,
e il limite della narrazione credo sia che della narrazione deve riguardare qualche cosa che è nella mente del paziente, in uno stato, direi, di un grumo, e che viene in qualche modo tessuto, questo grumo, che viene tessuto in un modo narrativo, sviluppandone un racconto, in uno dei tanti dialetti narrativi che ci possono essere in psicoanalisi. Perché no? Anche quello storico ricostruttivo potrebbe essere un dialetto narrativo, oppure quello dell'attualità, o quello del mondo interno del paziente, anche quelli sono dialetti in qualche modo. Oppure, se vogliamo essere, osare di più, anche in una forma, come dire, narrativo-costruttivistica, in cui riuscire a sviluppare insieme, a sognare insieme il sogno del paziente, fino a quello che Tom Ogden chiama il parlare come sognare, che è un aspetto estremamente importante, in cui la mente e il paziente cominciano a parlare e poi in apre-cu si scopre che hanno portato alla luce, che hanno sognato qualche cosa che era impossibile di essere conosciuto e di essere pensato per il paziente analista, ma qui siamo poi già a livelli di narrazione più sofisticata. Va benissimo, lo ringrazio. Mi ha fatto molto piacere. Sì, è stata veramente stimolante. Mi auguro che sia, a proposito delle interpretazioni, che sia un'apertura, no, anche per futuri possibili incontri. Sicuramente.